Buongiorno, oggi è il 24 agosto e comincia la preparazione. Allora, oggi è il primo giorno di raduno, comincerà oggi pomeriggio, soltanto conferenza stampa, consegna materiale e primo breve allenamento. Quindi approfitterò di questo vlog per rispondere alle domande che mi avete fatto su Instagram. Sono anche dislessico stamattina, che principalmente è una domanda, però risponderò a quella e a un po' di altro. Ci vediamo dopo. La domanda che mi avete fatto in 300.000 su Instagram è: come mai hai firmato Chiusi e invece cominci la preparazione a Legnano? Cosa è successo? Lo racconto fra un pochino, perché adesso è troppo presto mattina e prima di colazione ve lo posso raccontare, cioè direi cose antipatiche. Pazzesco, pazzesco, pazzesco. Mando, allora, siccome quest'anno non ci sarà Carmando nel vlog purtroppo, e questo è tragico, Sarà un altro mando. esatto, sei pronto a raccogliere la sua eredità? Sono prontissimo. Mando, sai qual è una delle domande che mi hanno fatto più spesso nelle domande di Instagram? Se farò o meno il vaccino. La gente, con sta roba, perde la testa. Gli darò due risposte. Una: se voi avete bisogno del mio benestare per farlo, non siete messi bene. Due: lo farò domani a mezzogiorno, tra l'altro, la prima dose. Passiamo alla prossima. Allora, Mando, visto che l'altra domanda che mi fanno un sacco è come treni durante Sì. l'estate, diamo una risposta condivisa, Semitecnica. semitecnica. Allora, partiamo dal presupposto che quest'estate non ho fatto condizionamento, che è una parte importante perché ho avuto un problemino fisico, quindi non ho potuto praticamente mai correre. Ho fatto una buona parte di lavoro senza diventare matto con la palla, perché tanto mi confermi che a 35 anni non andrò in No, Eurolega l'anno no, prossimo. no, forse no. Cioè, se tiro di più non andrò in Eurolega. No, no. Quindi è inutile stare tutto il giorno a tirare la palla nel cesto. No, no. Ma il lavoro fondamentale, secondo me, è il lavoro di pesi gambe. Mi tolgo, tanto ho dei fantastici occhi svegli. Il lavoro di pesi per le gambe, quello più importante. Sì, allora, beh, è chiaro che ci concentriamo sugli esercizi fondamentali, quindi stacco, squat. E in prestagione, la differenza più grossa rispetto appunto all'allenamento in season sono i carichi. Ci possiamo permettere di salire. E di fatto partiamo, come ho detto, da squat e stacco e tutte le varianti. Lavoriamo sia con i due arti contemporaneamente che sul singolo arto. Direi che abbiamo detto tutto. Mi pare perfetto. Ti aspettate? Ci vuole? Io un americano e un espresso. È una spremuta. Io un americano, una pancake e una spremuta. Stamattina, come avete capito, serve una roba del genere. Andiamo fuori 600 gradi. Andiamo a fare un po' d'allenamento. Il campo dove ci alleniamo è a 5 minuti da M4T. Questa cosa mi piace molto. Facciamo così. Adesso mi cambio, poi mi alleno e poi vi racconto cosa è successo quest'estate, col contratto, tutto il casino, Chiusi Legnano, eccetera. Avrete solo la verità, non dirò bugie. Sono passati 10 minuti dal caffè precedente, Mando è già al secondo. Io non me ne faccio un altro perché sennò il mio piccolo cuore esploderà. Ieri sarebbe stato il 43esimo compleanno di Kobe Bryant e il 24esimo scalino in M4 è chiaramente in suo onore. Ecco qua lo scienziato.
allenamento finito. Il sudore è vero, non ho rovesciato l'acqua nella bottiglia. Allora, adesso che mi sono allenato, vi rispondo alla domanda che mi avete fatto, che era: come mai hai firmato chiusi? È uscita la notizia che avevi firmato e poi adesso giochi a Legnano. Allora, è successo questo. Un po' di mesi fa io ho firmato un contratto con San Giobbe, chiusi, vicino a casa mia, fra l'altro, un contratto che mi piaceva, c'erano tutte le cosine che mi piacevano, quindi ero super contento, una squadra neopromossa, una società bella che mi piaceva, quindi ero contento, se non che allenandomi da solo ho avuto un problemino al piede e subito dopo aver accusato questo problemino al piede sono andato da due specialisti a farmi vedere, ho fatto tutti gli esami che dovevo fare e da questi esami è uscito fuori che dovevo star fermo 6 settimane, era già un mesetto abbondante fa. Quindi avrei saltato le prime 2 settimane, metà della preparazione, diciamo. L'ho comunicato alla squadra e ho parlato con il mio procuratore, gli ho detto anche che sarei stato disposto magari a lasciare giù qualche soldo perché avevo creato un disagio alla società, ma loro hanno deciso che il contratto, insomma, non c'era più da fare, quindi hanno deciso di far saltare tutto. Io l'ho accettato e ho deciso di firmare a Legnano, che si è fatta sotto subito. Con il presidente avevo un bel rapporto da un sacco di tempo, parlavamo da tanti anni e stare a Legnano mi piace sia dal punto di vista cestistico sia dal punto di vista di vita, perché riesco a portare avanti tutte le mie cose extra basket che adesso stanno diventando belle, belle grandi, come il mio brand di pantaloncini, come la palestra dove sono adesso, eccetera. E quindi è stato super. Io penso che tutto succeda per una ragione, no? Quindi chiusa una porta si apre un portone. Mi spiace per chiusi, sarei andato volentieri, però va così, mi spiace, è andato così, ragazzi. È andato così. Adesso mando, andiamo a preparare un beverone incredibile, la bevanda dell'estate e anche dell'autunno, credo. Inverno? Quindi allora, per tutti gli esperti come noi di cucina, lo spaccacranio è la bevanda che io e Mando assumiamo post-workout. Adesso un attimo, capirete tutto. Allora, lo spaccacranio prevede yogurt, quanto basta. Dopo lo yogurt, quanto basta di latte di riso. Secondo me quanto basta proprio lì. Lo spaccacranio prevede le bombette di ghiaccio. Ne prevede... Oh, cazzo, porco. Ne prevede 3. A quel punto, delle proteine dell'uovo. Proteine dell'uovo, 30 grammi. Questi sono 15 grammi, questi sono 12 e questi sono 70. Perfetto, quindi adesso abbiamo tutti gli ingredienti e possiamo procedere al frullaggio. È perfetto. Voi direte, perché spacca cranio? Perché è talmente freddo con le bombette di ghiaccio che quando lo mangi ti viene quel tipico freddo nel cranio che ti sembra che te lo spacca a metà, che poi passa anche dalla schiena, vedi? Ad esempio Mando adesso ci mostra proprio, tu lo bevi e quando non va giù fai, esatto, freddo che ti prende proprio qui nel cranio e va giù sulla schiena. Ah, guarda, avete freddo. Il problema dello spaccacranio è che, come suggerisce Mando, non ha mercato, perché è un prodotto che sarebbe talmente costoso che non si può vendere. Cioè devi venderlo a 50 euro una boccetta. È fuori mercato lo spaccacranio. Però potete farlo a casa. Ciao, Tommaso. Grazie. Grazie a lei. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, buona giornata. Siccome so che vi manca tanto, do la linea per un attimo al nostro inviato da Scafati. Vai Angelo. Ciao Marino, buongiorno. Come va lì a Legnano? Ti auguro un anno super, alla grande. Fai una cosa, non dimenticarti. Salutami Laluce. Ti abbraccio forte. Ciao Tommy. Via. Ok. Madonna, sono 50 gradi sta macchina. Vado a casa, mi cambio, preparo le cose e vado al raduno della squadra. Un'altra domanda che ho trovato parecchio nel box delle domande su Instagram è: perché in Serie B? Ora vi rispondo. Oh, yes. Il campo anche è a buio. Buonasera. Buonasera. Tommaso Marino.
lì si parla di due narici. Infatti si trovate. Posto? Grazie. Tampone fatto. Sulla linea di test, sì. Rende il test non leggibile. Ok, se ok. Se non c'è okay, una seconda okay, linea. Okay, okay. Perfetto, il test è dubbio, va rifatto. Bene, esatto. Sto cagando addosso. Ho dovuto rifare il test perché era dubbio. Tra l'altro mi ha detto giustamente che devo conficcare fino al cuore perché se no non vale. Vlog, ma chi non siamo negativi qualche volta? 5 minuti, 10 minuti più lunghi dell'estate, cazzo. Vi faccio vedere il campo con la luce, tribune retraibili. Adesso abbiamo il pranzo societario, quindi sì, da pranzo buona, la cena societaria, stiamo qui a cena e poi tutti a nanna a tavola, qualcuno lavora, bellissimi ragazzi. Dove cazzo siete? La cena dell'atleta. Continuiamo con la cena d'atleta tipica, delicatissima lasagna, la messa è finita, si può tornare a casa. Allora, non mi sono dimenticato della risposta alla domanda che mi avete fatto prima del perché in Serie B. Perché uno, non volevo entrare in corsa, non volevo entrare a novembre, dicembre, gennaio, non volevo. E poi perché mi ero talmente rimasto scottato da chiusi, mi erano girati talmente tanti coglioni che volevo qualcuno che veramente credesse in me. E Legnano l'ha fatto subito. Ultima cosa, perché mi fa comodo in questo momento della mia carriera, della mia vita, stare vicino a Milano, più o meno, diciamo. Quindi questa è la risposta. Adesso il vlog è finito. Andrò a letto, credo. Buonanotte.